Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto oggi realizzeremo insieme questa graziosa clutch rose in coordinato alla borsa rose e al portamonete rose presente sul canale mancava la clutch con la chiusura a molla ed eccola qua guardate, vi faccio vedere apriamole insieme la chiusura è inserita internamente e questa è la capienza della borsa che non è grandissima però è molto comoda Ideale sicuramente per le nostre uscite, per le nostre serate, la mega rosa è uguale alla borsa rose presente sul canale, quindi un coordinato perfetto per le nostre uscite. Con meno di 500 grammi. Ho realizzato l'intera borsa, però, nel video vi dico anche, vi spiego come farla più grandina, soprattutto in altezza. E quindi vi potete basare all'incirca su questa grammatura che ho utilizzato io prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro. Vi volevo ricordare di scrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine Facebook, Instagram e TikTok, dove cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzeremo cordino swan black rosso lo lavorerò con uncinetto numero tre e mezzo poi avrò bisogno di una chiusura a molla di 19 cm forbici e un metro prima di cominciare la lavorazione facciamo un piccolo calcolo per poter fare il fondo in modo diverso in questo progetto io il fondo non lo farò largo per quant'è la chiusura a molla ma lo farò un po' più stretto. Quindi, per fare questo lavoro, dobbiamo fare solo un semplicissimo calcolo. Quindi prendiamo il metro, in questo caso, e misuriamo il contorno. Così, partendo da una parte e mettendo il metro così, il contorno della nostra chiusura aperta. Facciamo così, giriamo, guardate, e abbiamo 70 centimetri. Prendiamo un foglietto. Disegniamo un rettangolo e mettiamo questo 70 cm che è il perimetro. Ora io voglio iniziare nella parte laterale, quindi la larghezza mi deve misurare 11 cm. Questa larghezza è uguale a questa finale che sarà sempre 11. Se noi vogliamo capire quanto poter fare lungo il nostro lavoro, quindi il nostro fondo, dobbiamo fare 70 meno 11 meno 11 uguale. In questo caso 70 meno 22 fa 48. 48 è la somma dei due lati, essendo un rettangolo è uguale, quindi 48 diviso 2 uguale 24 centimetri. Quindi io ora inizierò il mio fondo da una larghezza di 11 centimetri. E mi dovrò dovrò lavorare per 24 centimetri ma iniziamo subito insieme prendiamo il cordino e l'uncinetto e ci lavoriamo la prima il primo cappietto che non conteremo lo stringiamo per bene e poi lavoriamo delle catenelle per ottenere alla fine 11 centimetri quindi io inizio a lavorare le mie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Mi fermo e prendo la misura. Ho raggiunto guardate 11 centimetri quindi mi fermo a 15 catenelle aggiungo una catenella entro nel punto precedente quindi nel catenella precedente e torno indietro facendo una maglia bassa per ogni punto che ho a disposizione Ora faremo, lavoreremo la maglia bassa termica che trovate nel video. Primi passi all'uncinetto del punto basso termico. Se avete dubbi nella lavorazione di questo punto, arrivati all'ultimo punto, facciamo una catenella e qui iniziamo la maglia bassa termica. Prendiamo questa solina, la solina nella parte sotto e facciamo la prima maglia bassa. La successiva fino comunque a raggiungere 15 maglie basse e poi continueremo la lavorazione. Di questo punto del punto basso termico fino alla lunghezza di 24 centimetri quindi continuiamo questa lavorazione e ci rivediamo quando l'abbiamo terminata. Terminata la nostra lavorazione, ci ritroviamo con questo piccolo pannello che è la nostra base. Prendiamo il metro, misuriamo la lavorazione ci ritroviamo con 24 centimetri quasi proprio manca l'ultimo giro che è quello poi di chiusura quella a maglie bassissime dopodiché ci ritroviamo a fare il contorno a maglie basse prendiamo l'uncinetto entriamo nella solina facciamo la catenella ed entriamo direttamente nelle prime due facendo una maglia bassissima così facendola passare direttamente. Entriamo nelle prossime e facciamo la stessa cosa. Nelle successive questo lo facciamo per 15 volte, quindi per 15 punti totali e ci rivediamo alla fine arrivati qui alla fine facciamo una catenella che ci serve solo come rialzo entriamo in questo punto qua in questa solina laterale che noi consideriamo dell'angolo e facciamo la prima maglia bassa che possiamo marcare con un marcapunti perché la prima maglia bassa che ci interessa e sempre nello stesso punto ne facciamo un'altra sempre nell'angolo quindi due maglie basse nell'angolo una equivale da questa parte e una dall'altra parte ora dobbiamo lavorare guardate queste asoline che abbiamo che ci segnano i giri che abbiamo fatto quindi le righe entriamo nella prima facciamo la maglia bassa entriamo direttamente nella seconda e ci lavoriamo una maglia bassa per ogni solina che abbiamo a disposizione fino ad arrivare alla fine della riga e, e lavorare dove dobbiamo lavorare qui in questa maglia Dobbiamo lavorare due maglie basse, poi continuiamo qui nella qui nell'altro angolo due maglie basse, poi continuiamo allo stesso modo da quest'altra parte due maglie basse, facciamo le maglie basse fino ad arrivare al marca punti Arrivati qui alla fine abbiamo ho realizzato l'ultimo punto, questo è quello della catenella, se vi ricordate. Ora andiamo direttamente nel primo nella prima maglia bassa che abbiamo fatto e l'abbiamo marcata, la rifacciamo e la rimarchiamo. E ora lavoriamo punto su punto per tutto il nostro perimetro e dobbiamo lavorare solo maglie basse rialzando la nostra borsa fino ad arrivare all'altezza desiderata io poi vi dirò quanto ho fatto lunga quindi in lunghezza la mia e ci rivediamo quando abbiamo terminato la lavorazione ho lavorato la mia borsa guardate questo è il fondo e questo è il corpo borsa Da tutte le parti per un totale di partendo proprio dalla base che qua guardate di 16 centimetri quindi l'ho lavorata per 16 centimetri di lunghezza quindi qua penso proprio di essere arrivata all'altezza desiderata all'altezza per poter fare questo progetto se appoggio il la chiusura nella parte sopra guardate coincide perché abbiamo fatto delle misure diverse però abbiamo tenuto conto del perimetro della nostra chiusura quindi nonostante Abbiamo lavorato la base più stretta, quindi abbiamo calcolato queste misure nella base, ci ritroviamo qui nella parte di sopra con i centimetri esatti della chiusura. Quindi abbiamo ottenuto lo stesso risultato di una base fatta invece in modo diverso. Questo io non ve l'ho detto prima, lo potete applicare in tutte le chiusure. Eh, di misure diverse quindi misurate fate un semplice calcolo potete anche decidere voi come volete la base come ho fatto io io volevo una base che eh, doveva larga 11 centimetri però poi voi la potete volere di 10 di 9 o qualcosina in più come larghezza e vi calcolate la lunghezza della lavorazione quindi molto molto semplice ora mettiamo da parte la nostra borsa quindi non faccio neanche la chiusura in questo momento anche perché se ci occorre qualche giro in più dopo così lo faremo e inizieremo a lavorare la nostra rosa prendiamo il cordino e l'uncinetto e iniziamo la lavorazione della borsa rose iniziamo a fare la base quindi vediamo un pochino come farla grande per applicarla alla nostra classe e la lavorazione io vi riporto alla borsa rose perché la facciamo esattamente come quella sul canale trovate la borsa rose e il portamonete rose. Infatti questa sarà la clutch rose. Però la lavorazione della rosa è sempre uguale, quindi i passaggi sono sempre quelli. Facciamo noi la base su cui poi lavoreremo la rosa, la facciamo insieme e la confrontiamo con la clutch. Quindi vediamo quanto poi alla fine ci viene grande perché si può fare. Come vi ho spiegato qualche giro in più o qualche giro in meno quindi iniziamo la nostra lavorazione facendo un cerchio magico entriamo con l'uncinetto ci tiriamo il filo all'interno e facciamo due catenelle queste due catenelle ci sostituiscono la prima maglia alta poi ne lavoriamo nel cerchio altre 11 quindi in tutto devono essere 12 maglie alte fatte le nostre 12 maglie alte stringiamo il cappietto del cerchio magico, quindi tiriamo bene bene il filo il più che possiamo. Rientriamo nella solina e ci chiudiamo nella seconda catenella entrando al centro della catenella e prendendo, guardate, la solina che c'è sotto. Ci chiudiamo a maglia bassissima. Da qui partiamo con due catenelle che ci sostituiscono sempre la prima maglia alta, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo un'altra maglia alta. Quindi, due maglie alte per ogni punto prendendo la solina esterna, quindi quella esterna, e prendendo la doppia con la maglia di sotto, guardate facendo due maglie alte nello stesso punto entriamo nel terzo punto entriamo qui al centro e prendiamo queste due soline sempre due maglie alte questo lo facciamo fino alla fine Fatte le nostre maglie alte quindi ci ritroviamo con 24 maglie alte, ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale. Prendendola sempre per metà, e prendendola sempre con la solina dietro, ci chiudiamo con maglia bassissima due catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. Ora dobbiamo fare una maglia alta più un aumento nel punto seguente, sempre prendendolo a metà, quindi lavorando la costina dietro. Dobbiamo realizzare due maglie alte, quindi uno e due, nello stesso punto, nel punto seguente, sempre lavorando in costa dietro, una maglia alta successivo 2 quindi una maglia alta più un aumento fino alla fine del giro vi ricordo che dobbiamo sempre finire con un aumento arrivati qui all'ultimo punto abbiamo fatto l'aumento ci chiudiamo nella seconda catenella prendendo sempre le due soline con maglia bassissima Ci rialziamo con due catenelle, ci sostituiscono sempre la prima maglia alta. Entriamo nel punto seguente, sempre prendendo la costina. Dietro, lavoriamo un'altra maglia alta. Nel punto seguente, ne lavoriamo due. Quindi dobbiamo fare in questo giro: 2 maglie alte più un aumento fino alla fine del giro. arrivati qui alla fine ci chiudiamo sempre nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima ora dobbiamo fare la prova nella nostra classe perché abbiamo fatto primo giro di petali guardate il rialzo secondo terzo e quarto giro dei petali prendiamo la nostra classe quindi la nostra borsa e Inseriamo questo qui sopra, guardate, e io penso che siamo arrivati alla misura. Quindi cosa facciamo? Questo giro è l'ultimo della lavorazione. Quindi ora ci rialziamo con una catenella. E iniziamo a fare sempre in costa dietro un giro di mezze maglie alte. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo sempre prendendo le due soline dietro e facciamo una mezza maglia alta. E così facciamo per tutti i punti senza aumentare più. Quindi facciamo punto su punto. Prendendo sempre le due soline dietro fino ad arrivare all'ultimo punto. Così, fatto questo giro di mezze maglie alte, ci chiudiamo nel primo punto con maglia bassissima. Facciamo una catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo. Prendiamo di nuovo la nostra borsa, inseriamo, guardate, di sopra la nostra base e come vedete, gli ultimi Petali che noi andremo a lavorare è proprio qui nel rialzo. Quindi, questi sono gli ultimi petali lavorati. La rosa viene più piccolina rispetto comunque alla borsa rosa. Questo filo che abbiamo appena tagliato, volendo, lo potete lasciare ancora più lungo che poi ci servirà per la cucitura. Se non avete invece l'ago per poter fare la cucitura, lo potete fare anche con un filo semplice, magari messo in 2-3. Allora, abbiamo fatto due giri in meno rispetto alla borsa rose presente sul canale. Quindi ci verranno 1 2 3 4 giri di petali, mentre la borsa rose vi ricordo che ne ha 6 giri di petali. In questo caso abbiamo lavorato con un uncinetto 3 mezzo mentre la borsa rose è stata lavorata con un uncinetto 4. Questa è l'unica differenza. Dopodiché la lavorazione dei petali è Uguale. Quindi iniziamo sempre qua nella parte centrale, quindi in questo primo cerchio e in queste asoline che abbiamo lasciato che sono frutto appunto della lavorazione in costa. Prendiamo sempre il cordino, entriamo in una qualsiasi delle asoline, ci portiamo il cordino all'interno. E lavoriamo 2 catenelle iniziamo insieme però poi se avete dei dubbi vi faccio vedere l'inizio del lavoro andate a riguardare la lavorazione più dettagliata della borsa rose presente sul canale facciamo 3 maglie alte perché le due catenelle ci hanno sostituito la prima maglia alta nella seconda solina e ci, così ci lavoriamo guardate il filo di che abbiamo inserito lo incastriamo nella seconda solina lavoriamo sempre 3 maglie alte 2 e 3 Se voi vi ricordate, per chi ha eseguito la borsa rosa è ancora più semplice. Il primo proprio gruppettino è formato da due gruppetti di tre maglie alte, mentre negli altri i gruppetti per formare un petalo saranno tre. Ci rialziamo con una catenella e voltiamo il lavoro. E qui lavoriamo subito. Il primissimo punto che ci ritroviamo realizzando due maglie basse. Quindi facciamo il primo aumento. In tutto dobbiamo realizzare 12 maglie basse perché dobbiamo fare un aumento per ogni maglia, arrivati qui nella solina dobbiamo prendere la solina della delle due catenelle iniziali, così e ci lavoriamo le ultime due maglie basse. 1 e 2. Qui riprendiamo la lavorazione iniziale, dove abbiamo le asoline e contiamo 1 2 3 4 e 5 nella quinta maglia ci agganciamo prendiamo il filo avviciniamo la lavorazione mi raccomando così non viene tirante e facciamo passare il filo nelle due soline catenella e voltiamo il lavoro e qui dobbiamo fare una maglia bassissima facciamo passare direttamente il filo nella solina per ogni maglia che abbiamo a disposizione e andiamo avanti a maglia bassissima fino alla fine entriamo qui nell'ultimo punto che abbiamo ok con maglia bassissima andiamo qui alla base e contiamo 1, 2, questa è la solina più abbassata, però si deve contare. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5, ci agganciamo nella quinta solina avviciniamo la lavorazione e facciamo passare direttamente il filo. Abbiamo creato il primo petalo, ora ci rialziamo con 2 catenelle, e sempre nella stessa solina, ne lavoriamo. 2 altre due maglie alte quindi in tutto abbiamo fatto il primo gruppetto di tre maglie alte nella solina successiva lavoriamo sempre 3 maglie alte 2 e 3 Una catenella e voltiamo il lavoro, e qui dobbiamo fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto nel primo petalo, la facciamo qua, Due maglie, basse per ogni maglia che abbiamo a disposizione. Ci eh, va bene. E poi per l'aggancio, ci rivediamo. E vi faccio vedere, fatte le nostre 12 maglie, basse. Andiamo qui dietro, guardate ci. Agganciamo sempre con maglia bassissima, avvicinando la lavorazione. Così, una catenella, voltiamo il lavoro e lavoriamo una maglia bassissima per ogni maglia che abbiamo a disposizione. Quindi, torniamo indietro a maglia bassissima. lavoriamo l'ultimo punto che è questo ok qui ci agganciamo guardate nel primo che troviamo nel primo aggancio sempre con maglia bassissima facciamo due catenelle e arrivati qui siamo così, ci agganciamo direttamente alla prima solina che abbiamo a disposizione, sempre con maglia bassissima. E da qui partiremo la lavorazione della riga successiva e dei petali successivi. Vi faccio un po' vedere. Abbiamo creato, guardate, il primo. Il bocciolino interno e ora creiamo quelli laterali qui ci rialziamo sempre con due catenelle quindi ne ho fatta una ne faccio due entriamo nella stessa solina sempre qui e ci lavoriamo due maglie alte le due catenelle sono sempre sostituiscono sempre la prima maglia alta. Facciamo il primo gruppetto, nella solina successiva lavoriamo il secondo gruppetto, 1 2 e 3, sempre creato da tre maglie alte. In quella seguente il terzo gruppetto. Ora da questo momento in poi il petalo è creato da tre gruppetti di tre maglie alte i petali vengono lavorati sempre allo stesso modo come abbiamo lavorato i primi due quindi facendo già i gruppetti ci rialziamo con una catenella e voltiamo il lavoro non c'è nessun aggancio lavoriamo le nostre maglie basse quindi due maglie basse per ogni maglia arrivati a questo punto contiamo 1 2 3 4 5 e ci agganciamo al sesto una catenella torniamo indietro maglie bassissime e da questa parte per l'aggancio dobbiamo fare la stessa cosa 1 dobbiamo andare in quella dopo 1 2 3 4 5 e 6 ci agganciamo alla sesta con maglia bassissima 2 catenelle e iniziamo a creare primo gruppetto secondo e terzo gruppetto dell'altro pedalo e continuiamo a lavorare così per tutto il giro facendo sempre l'aggancio nella sesta catenella nel giro seguente l'aggancio lo dobbiamo fare nella quinta catenella quindi si alternano quinta sesta quinta sesta la lavorazione è sempre uguale io per ogni dubbio vi rimando alla borsa rose presente sul canale o al portamonete rose e ci rivediamo quando abbiamo già terminato la nostra rosa dopo aver lavorato la rosa guardate si presenta così questo è il dietro che dobbiamo cucire alla nostra borsa, e questa è la rosa lavorata. Proviamola anche per renderci conto se la misura è esatta, infatti, veste esattamente e perfettamente alla misura della nostra borsa. Quindi lasciamo la borsa di questa misura, senza ulteriori giri, e possiamo. Prima di inserirla e cucirla, dobbiamo fare la suddivisione, quindi prendere precisamente le parti laterali e segnarli con dei marcapunti. Perché poi, giustamente inserendo la rosa, ci viene un po' complicato fare questo tipo di operazione. Pieghiamo la parte di sotto, quindi il nostro fondo così perfettamente uno sull'altro a metà qui abbiamo la nostra borsa guardate anzi a maggior ragione così possiamo provare ancora meglio la nostra rosa e come vedete entra perfettamente quindi la grandezza è giusta e prendiamo le parti laterali quindi segniamo un punto da questa parte, prendiamo un altro marca punti e segniamo un punto da quest'altra parte, dopodiché, conteremo le maglie da una parte dall'altra e ci devono risultare uguali. Inseriti i marcapunti io mi ritrovo con 42 maglie da una parte e 42 dall'altra quindi vanno benissimo così come sono inseriti all'estremità quindi prima ancora di continuare ad inserire la nostra rosa dobbiamo chiudere qui la nostra lavorazione questo è il marcapunti che ci siamo portati dietro dai primi giri quindi Ora tagliamo il filo e facciamo la chiusura invisibile così che cominceremo con la cucitura della rosa e poi la lavorazione della chiusura a molla. Tagliamo il filo, il cordino. Qui abbiamo questo è il punto successivo, non ci interessa più. Andiamo, eh, andiamo direttamente nel punto seguente, ci inseriamo e in questo punto che abbiamo, dove proprio abbiamo chiuso, entriamo in una solina dietro e nel punto ci prendiamo il filo e lo portiamo all'interno. Quindi per fare questo dobbiamo saltare il punto marcato. Così. Perché l'abbiamo ricreato con la chiusura invisibile. Guardate. Ora questo cordino lo faremo passare in alcuni punti, dopodiché lo taglieremo. Dopo Averlo fatto passare in alcuni punti mi sono aiutata con un uncinetto più piccolino. Possiamo tagliare il filo, prendere l'accendino, bruciare l'estremità e appoggiarlo sulla lavorazione. Come vedete, si è unito. Ora siamo pronti per cucire la nostra rosa prima di cucirla giriamo la rosa guardate questo è il punto l'ultimo punto l'ho fatto passare in diverse maglie e tagliamo e passiamo con l'accendino e quindi lo incolliamo e qui abbiamo la codina di inizio la stringiamo facciamo passare la facciamo passare in nelle maglie sempre centrali in diverse maglie così perfetto la tagliamo anche qui con l'accendino sigilliamo il tutto ok dopodiché giriamo la rosa abbiamo ancora il filo che dell'ultimo punto dove abbiamo appunto terminato cosa facciamo utilizziamo questo filo per la cucitura quindi ne tagliamo un pezzetto accontentatevi più lungo bruciamo l'estremità perché dovete sapere che il cordino sfila un pochino dopodiché sfiliamo il filo e inseriamo direttamente l'ago io Utilizzerò una lana guardato, inserito il cordino e la prima cosa che faccio trovandomi qua nel petalo è passare nella parte dell'estremità, quindi l'ultimo giro, il mio filo. Dopodiché mi ritrovo già pronta per la cucitura, prendo la borsa, così prendo la parte centrale quindi lo potete fare a occhio o vi potete aiutare con eh, il metro per misurare oppure contando le maglie però diciamo che in, guardando la base vi rendete conto all'incirca dove sistemarla magari ecco fate coincidere un petalo qui nella parte sotto e con dei punti interni ed esterni cuciamo tutta la parte potete fare questa diciamo quest'unione del fiore con la borsa anche con la colla a caldo quindi o con cucitura o con colla a caldo siete sicuri che comunque non si stacca la rosa dalla borsetta quindi ci facciamo questa cucitura tutto il contorno che ce l'avete ben delineato e ci rivediamo quando l'abbiamo terminata terminata la cucitura guardate si vede qui dietro facciamo eh, sigilliamo un pochino il filo E lo facciamo passare in diverse maglie all'interno ora se voi volete foderare la vostra borsa prendete un pezzo di stoffa eh, rettangolare e cercate di farlo della larghezza e eh, un pochino più largo perché poi nella parte laterale devono venire fatte le cuciture quanto l'ho piegata a metà fate un pochino di bordo in più perché poi qui nella cucitura di sopra dovete cucirlo e... cucite i laterali e create tipo un sacco lo inserite nella borsa e cucite tutto l'estremità di sopra mi raccomando lasciando libero l'ultimo giro che poi ci servirà per inserire la nostra chiusura Dopo aver ehm, sigillato un pochino questo filo della cucitura, lo tagliamo, prendiamo l'accendino e lo sigilliamo all'interno. Ok, ora siamo pronti per ehm, preparare la nostra chiusura a molla. Prendiamo la chiusura e il cordino e iniziamo a lavorarci il cordino nella chiusura. Quindi iniziamo con una maglia bassa, ci portiamo la codina iniziale dietro così la sigilliamo e ci lavoriamo una maglia bassa dietro l'altra fino a ricoprire guardate tutta la molla quindi non dovete in questo caso contare i punti ma fare in modo che comunque non si veda la, la parte metallica della chiusura a molla Continuiamo questa lavorazione fino ad arrivare qui dove vi farò vedere come continuare. Ricoperta parte della nostra chiusura, siamo arrivati qui alla molla, dobbiamo fare una catenella, ricominciamo dall'altra parte. E ricominciamo tutte maglie basse fino ad arrivare così mi raccomando sistemate man mano le maglie per non venirvi accavallate fino ad arrivare a questo punto dove faremo un'altra catenella e chiuderemo il giro arrivati qui alla fine ho ricoperto tutta la mia chiusura ho fatto l'ultimo punto ora taglio il filo lo sfilo è l'ultimo punto entriamo saltiamo un punto entriamo nel punto successivo ci prendiamo il filo all'interno tiriamo un pochino Entriamo nel punto, nell'ultimo punto che abbiamo fatto prendendo le due soline così, quella dietro e la solina in costa. E abbiamo creato l'ultimo punto. Ora questo filo lo facciamo passare in diverse maglie. E poi lo tagliamo e lo facciamo sparire quindi utilizzando anche l'accendino per sigillarlo. Facciamo passare in diversi punti, sistemiamo la no il nostro cortino, lo tagliamo, prendiamo l'accendino e lo sigilliamo. Ecco qui la nostra chiusura e ora siamo pronti ad inserirla nella borsa prendiamo la borsa guardate abbiamo già se vi ricordate inserito i marcapunti nell'estremità prendiamo la chiusura mi raccomando mettete dove c'è proprio la molla al rovescio quindi che chiude così da questa parte la inseriamo in questo modo quindi spero di riuscire a farvi vedere qui dove abbiamo fatto la catenella prendiamo un marcapunti laterale senza toglierlo così non perdete il punto e lo inseriamo nella catenella centrale che abbiamo fatto così la stessa cosa facciamo da quest'altra parte prendiamo il marcapunti lo apriamo senza toglierlo e lo inseriamo precisamente dove abbiamo effettuato la catenella quindi qui proprio al centro e chiudiamo quindi abbiamo fissato le parti laterali al nostro corpo borsa giustamente dobbiamo poi inserire il tutto così Sistemarlo un po' così e iniziare la nostra cucitura. Facciamo un cappietto al nostro cordino e, string e stringiamo. Ora iniziamo la nostra cucitura. Mettiamo la borsa così e così la cucitura che faremo la faremo internamente quindi appoggiando guardate le due estremità borsa e chiusura come vedete guardate la chiusura ha molti punti in più rispetto alla borsa ma non è un problema perché ogni tot quando ci rendiamo conto durante la lavorazione salteremo qualche punto della chiusura quindi inseriremo tutti i punti della borsa però saltando qualche punto della nostra chiusura quindi iniziamo da una parte abbiamo i punti in comune che sono questi quindi iniziamo anche dal punto successivo Ed entriamo, vediamo se riesco a farvelo vedere almeno il procedimento. Così mettiamo il filo in questo modo e facciamo passare nella solina che abbiamo appena fatto il filo a maglia bassissima. Poi continuiamo. tenendo conto sempre dei punti in più già possiamo saltare un punto andiamo nel successivo e prendiamo il punto della borsa quindi prendiamo tutto il punto da questa parte dalla parte della molla e il secondo punto della borsa e facciamo una maglia bassissima saltiamo un punto entriamo nel successivo e prendiamo il terzo punto della borsa, sempre prendendolo per intero. Facciamo maglia bassissima e continuiamo. Questo lo dobbiamo fare per, per tutto il contorno. Tenete conto perché, che per ogni punto, equivalgono due punti della molla. Quindi possiamo fare in questo modo: saltiamo un punto, entriamo nell'altro e prendiamo così. Tutte e due i punti ci tiriamo il filo e facciamo una maglia bassissima. Quindi in questo modo ci verrà uscita diciamo, più uniforme rispetto alle cuciture normali. Quindi continuiamo così per tutto, per tutta questa parte ci rivediamo quando arriviamo all'altro marcapunti. Arrivati qui al marcapunti, guardate, lo sganciamo e dobbiamo prendere esattamente i due punti marcati. Quindi, un attimino perché ve lo voglio far vedere, questi sono i due punti, entriamo nella solina ed entriamo. Nel punto marcato e nell'altro sempre marcato ok l'inquadratura sicuramente non verrà nel migliore dei modi però in sostanza fate una maglia bassissima prendendo i due punti marcati dopodiché Continuiamo la lavorazione come abbiamo fatto finora, quindi qui dove abbiamo per ora il punto successivo lo lavoriamo senza saltare alcun punto, dopodiché lavoriamo. Per come ci troviamo la lavorazione quindi se c'è se occorre, saltiamo i punti. Se non occorre, prendiamo punto su punto, se i punti sono allineati. Io finora diciamo che ho saltati i punti e eh, ho lavorato tutti i punti della borsa. Ho saltato quelli là della molla perché sono molti di più. L'importante come vi ho detto, è lavorare tutti i punti della borsa quindi questo l'abbiamo fatto continuiamo a fare la stessa lavorazione fino ad arrivare all'inizio del lavoro quindi fine e abbiamo l'inizio siamo arrivati al marca punti quindi lavoriamo l'ultimo punto gli ultimi due punti quindi sganciamo il marca punti entriamo in tutti e due i punti così ci tiriamo il filo all'interno e ce lo lavoriamo guardate la lavorazione tutta della borsa facciamo così quindi spostiamo nella parte dentro la lavorazione e abbiamo terminato, guardate, questo è l'effetto della cucitura. Quindi questo bordino è incastrato, abbiamo la molla. Quindi ora qui ci dobbiamo ricongiungere con maglia bassissima nella nell'altra parte nascondere il filo internamente tagliare e con l'accendino bruciare la codina del filo questa è la nostra borsa aperta guardate questo è l'interno e poi abbiamo la parte dove c'è appunto la nostra mega rosa inserita la parte dietro e la parte di sotto appunto termico quindi molto più rigido infatti guardate e qui non c'è bisogno dell'applicazione della rete ora la chiudiamo insieme. Questa è la nostra classe molto carina. Le misure ve le do subito della classe terminata e quindi chiusa, prendiamo subito le misure. Quindi voi potete farla più grande. Questa misura 16 centimetri, no 15 centimetri di, eh, di altezza È ben, diciamo misurata dalla molla: 22 centimetri nella parte però più, più ampia. Già arriviamo a 30 centimetri quindi, comunque, una classe non grandissima, quindi ideale per le nostre occasioni. Se la volete fare più grande, potete fare giri in più in altezza. Se vi ricordate, io vi ho dato le misure, potete farla. Un pochino più altina la rosa. Io vi consiglio di farla di questa grandezza. Potete comunque variare le dimensioni della nostra dell'altezza, più che altro perché se avete una chiusura a molla di questa grandezza, giustamente vi dovete adeguare come misure del, della base e dell'altezza, quindi della lunghezza. Scusate eh, alla molla. Però per quanto riguarda invece l'altezza potete variarla, la potete fare quindi un po' più un pochino più grandetta. Ora dobbiamo applicare la nostra catena, quindi cosa facciamo? Facciamo spazio in questa parte, guardate, che è la parte proprio dove avevamo i marcapunti, Faccio, ci facciamo spazio con l'uncinetto. Dopodiché entriamo con questo anelletto ok, e l'abbiamo inserito. La stessa cosa facciamo da quella parte e poi inseriamo direttamente così la catena, ecco la nostra borsa terminata. Con questo inserimento della catena avete anche la possibilità con questi anelletti di togliere la catena e perché non realizzarne una all'uncinetto con le maglie basse termiche, quindi anche con un gancetto, lavorare. 4 5 maglie basse e poi fare la lavorazione del punto termico che come che vi ricordo trovate sul canale In primi passi all'uncinetto e fare una tracolla o un cinturino con questo punto. Quindi potete comunque sfoggiarla sia con questa catena e sia con un'altra. Il video è terminato, spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulle mie pagine Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita. Vi do appuntamento al prossimo video.